Why are you in prison? Noi paghiamo i nomi. Se noi riusciamo, a noi ci riportano sempre qua, perché ci mettono delle cose proprio male. Perché no, la legge sente le spade, i casamoni, e fanno tutta un'erba, fanno un pascio. Terug naar deze Celeste Spada, de tante van Roberto met de losse handjes. Deze zigeunervrouw is dus een sleutelfiguur binnen de Spada-clan. What's your bed? Della mia nipote. E qui viviamo molto caldo, ma io però per le mie malattie sto male. Sì, ho fatto la pasta, l'ho fatto. Oh, that looks good. Ook deze maffiadames hebben kookfaciliteit op hun cel en vandaag ben ik de eregast van de familie. Why are you in prison? Noi paghiamo i nomi. Se noi riusciamo, a noi ci riportano sempre qua, perché ci mettono delle cose proprio male. Perché no, la legge sente le spade, i casamoni, e fanno tutta un'erba, fanno un fascio. Che la prima volta avevo 13 anni, 15 anni, ci sono stato un po' di volte, ma 55 anni fa, ma per oltraggio. Che io non mi vergogno, vado a chiedere la lemosina. Io vado a chiedere la lemosina di fuori. È il lavoro che famo noi. E vado a chiedere la lemosina, non mi vergogno. Con diritto. Ci vado, non mi vergogno, sono a zingara. This smells so good. Dan vindt Celeste dat ze genoeg verteld heeft en is het tijd voor de pasta. Così. Così poco. No, it's okay. Gli dai la forchetta, Cristina? Sono una spada buona, no? Don't you wanna eat? Ci parlano tanto di male. Ma noi siamo bravi con tutto. Ik moet echt mijn bord leeg eten. Want ze gaat toch ook naast zitten? Zij heeft het ook wel op. Ik voel heel erg de hiërarchie. Ja, zij regelt gewoon echt de hele boel hier. Celeste zal, zoals de goede maffiavrouw betaamt, nooit iets loslaten over wat er werkelijk gebeurd is en waarom ze hier zit. Doordat de familie geld genoeg heeft voor een topadvocaat, zou het zomaar kunnen dat ze binnenkort weer op vrije voeten is. Ik ga langs bij Mario Giraldi. Hij is al decennia lang de vertrouweling en advocaat van de familie Spada. Hij vertegenwoordigt niet alleen Celeste en haar neef Roberto, maar ook diens oudste broer Carmine. En dat is de grote baas van deze meedogenloze maffiaclan. Il primo reato di Spada è del 1992. Dopo il 1992, per 11 anni, 12 anni, non ha più commesso nessun reato. Ha scontato la sua pena. No. Poi Ostia è stata a lungo, che posso dire, oggetto da parte di alcuni abitanti di Ostia di episodi di violenza, di episodi di estorsione, eccetera, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Un pentito, cioè una persona che doveva pulirsi la coscienza e far abbassare il suo montante di pena, che era superiore ai 27 anni, se non mi ricordo male, attraverso la delazione, e cioè attraverso la spiata, chiamiamola in termine non tecnico, nei confronti di altri. E imputando di questi, indicando come autore di questi episodi gravissimi, Spada. Volgens de advocaat is Spada dus een slachtoffer, die erbij is gelapt door een andere crimineel in ruil voor strafvermindering. Omdat er zoveel maffia-gerelateerde misdaad aan bod komt binnen de Italiaanse rechtspraak, is er zelfs een speciaal wetsartikel waarmee het Openbaar Ministerie de clans probeert af te schrikken. Il 41 bis è un articolo dell'ordinamento penitenziario italiano. Questa è la fattispecie mafiosa. Sono pene terrificanti, perché quando va bene, la pena che ti prendi è una pena altissima, mai meno di 20-25 anni, mai. Questo vuol vedere che questo è un altro detenuto che sta... È giornata oggi, il giovedì. Dimmi. Ecco, vede, il signor Spada dal carcere. Guardi un po' le combinazioni.
Meneer Spara, bedankt. Ciao, buonasera. Terwijl sera we hier zitten en het overzien. Mi arrivi, arriva la telefonata mentre sto rendendo una specie di intervista a una troupe olandese che chiede notizie su Spada. Vedi un po' le combinazioni. Zijn e come mai? Perché la stampa, infatti, ho detto, hoog, certa stampa, certa magistratura hanno fatto di un uomo che certamente non è un cherubino, ma è una persona che ha un suo trascorso, hanno fatto una specie di mostro. E i giornali, che sono l'organo amplificatore delle notizie false, delle fake news, ecco, questo è il risultato. Comunque. De man die belt is Carmine Spada, de grote maffiabaas die momenteel levenslang vastzit. Maar volgens Mario, die zich zeer bewust is dat hij gefilmd wordt, is deze man het slachtoffer van de publieke opinie en de rechtsgang. Sì. Ma tu non devi convincere me, sai? Perché io sono più convinto di questo. Certo. Grazie, grazie, ciao. Ecco. And what about your own image? È molto, molto, da una parte gratificante. Questo tipo di attività, se fatta a questo livello, ma è anche molto stancante e ti dà tanta responsabilità. Ecco perché ho detto prima, bisogna avere la toga, che per me è il mio scudo, deve essere senza una macchia, nemmeno così, piccola così. E penso di essere, tra gli avvocati di Roma, certamente uno dei più corretti, indipendentemente dal fatto che assisto Spada oppure... Il lupo cattivo, non ha rilevanza. De advocaat was zijn handen in onschuld. De waarheid over de maffia zal nooit boven water komen. Maar wat ik wel heb ervaren, is dat deze clans een heleboel touwtjes in handen hebben. In de rechtszaal, in de stad en in de Rebibia-gevangenis. De volgende dag heb ik afgesproken met Flavia. Zij was getrouwd met een maffiaman. Nou, lasciato, basta. That's over now. Why is it over? Perché l'ho denunciato per maltrattamenti in famiglia, perché mi alzava le mani e perché mi tradiva. What crime did you commit that you have to stay in prison? E diciamo lesioni aggravate, ma mi hanno messo un tentato omicidio. Un censurato, unico reato. E andiamo in Cassazione per farlo castare. Una delle poche amanti, cioè delle tante amanti di mio marito, che veniva sotto casa mia con una pistola. C'era una in particolare che era un po' matta, veniva con una pistola sotto casa, e aveva le baby, bambine mie, l'ho fatta portare via e non ci ho più visto. In de vechtpartij die ontstond, heeft Flavia de arm van de minnares gebroken en ze kreeg hier een extreem lange straf voor. Niet zozeer vanwege het misdrijf, maar omdat ze tijdens de verhoren haar lippen stijf op elkaar hield over de praktijken van haar mafioze echtgenoot. Diciamo che il papà delle bambine è un clan, è un cognome importante che è uscito su tutti i giornali. Essendo che a me mi hanno, io lo so, cioè per loro io sono la moglie di lui e so tante cose di loro e non ho mai parlato. Quindi a me per il mio reato, cioè un braccio rotto, mi hanno dato 9 anni. Però non me l'hanno dato tanto per il mio reato, perché io non ho parlato, cioè, delle sue cose. Cioè. Did you love him? Eh? Did you love your husband? Io sì, tanto. Yes. Ci ho fatto 2 figlie. Cioè, ho 15 anni, 16 anni hanno messo con lui. Siamo stati 10 anni insieme. Brutto dirlo, ma quando l'hanno arrestato tutti quanti mi sono sentita libera con le bambine, mi sono proprio sentita libera. Però io reato purtroppo l'avevo fatto. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.